questo potrebbe essere il piatto del quale vale la pena venire qui in questo ristorante. Noto con piacere che sfrutti uno dei pochi vantaggi dell'avere il marito grosso. Ragazzi, un caldo bestia. Mi sta usando come ombra. Facile, c'è molto spazio qui, c'è molta ombra. Allora, quello alle nostre spalle, ragazzi, è il lago Trasimeno. Vi consigliamo vivamente di fare una gitarella da queste parti. Ombra, pausa. Qui siamo tipo al lungo lago di Castiglione sul Lago. Mi è sempre stupito il fatto che le persone che non abitano vicino al mare scambiano il lago per il mare. Sì, esatto. Quello che da noi abbiamo in località tipo Roseto degli Abruzzi, Alba Adriatica, Giuliano Valido, quindi lì di fichi con i mojito, gli ombrelloni di paglia, qui li trovate giustamente al lago, perché l'Umbria è l'unica regione del centro Italia a non avere sbocco sul mare. Giustamente un povero umbro, se vuole vedere un po' d'acqua deve andare al lago. Però è bello, bello, sono veramente un sacco di bello carini. Io direi, cara, se tu ce la fai senza scioglierti al sole, di andare a fare una passeggiatina su al paese alto, su al Castiglione del Lago. Poi, ragazzi, ci buttiamo a fare una doccia al bed and breakfast. Aiuto. Perché stiamo evaporando. Aiuto. Vi ricordo, io non so quando vedrete questo video, probabilmente dopo l'estate, ma questo lo stiamo registrando a maggio e sembra già a Ferragosto. E poi, dopo la doccetta, io direi, cara, che ce andiamo a Passignano sul Trasimeno, dove vi portiamo a cena in un posto figo. Check where the party was at. Roaming around without any trouble, I began to ask everybody I met, singing, oh, 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 oh. Just a shot away from the corner where I used to play with my friends as a kid, I saw a man with a pulled-up collar playing banjo with an invisible stick, singing. Comprato, quindi giro un secondo e mi scompare dall'obiettivo. Aglione fresco, il primo della stagione. Oh. È il tipico souvenir che si porta a casa uno che viene a Castiglione del Lago. L'aglione fresco. Però nell'Abruzzo, ragazzi, non ce l'abbiamo aglione. Con questo più o meno ci mangiano 10 persone. È il mio regalino del pomeriggio castiglionese. Un momento ricettina, un regalo che vi facciamo. Una ricetta con l'aglione. L'aglione si chiama aglione, ma non va confuso con l'aglio. L'errore tipico che si fa con l'aglione è soffriggerlo. Va invece brasato, potremmo dire, va cotto comunque in va acqua. Va cotto, esatto. Anzi, vabbè, in olio e acqua. Allora, prendete un aglione, uno spicchio a persona. Grattugiate gli spicchi, metteteli nell'olio, aggiungete un goccio d'acqua e un goccio di vino bianco. Poi coperchio, 5 minuti. Quando questa crema diventa morbidina, aggiungete un po' di sugo di pomodoro, un po' di peperoncino e avete fatto il classico sugo per fare i pici all'aglione. Poi se non avete i pici, fateci due spaghetti, però insomma, l'importante è non soffriggete l'aglione. Ma voi dite, ma che ce ne frega? Vabbè, frega. Metti caso che qualcuno di voi fosse curioso sull'aglione. Questa, ragazzi, era Passignano sul Trasimeno. Anche qua, senza che stiamo qui a dirvi quanti localini ci sarebbero che fanno aperitivi, mojitini, stuzzicheria, il succhino, la centrifughina. C'è un sacco di roba da giovani che noi ovviamente adesso ignoreremo e se andiamo direttamente a mangiare.
Allora ragazzi, io non so se questa giornata la taglierò, ma qualora voi non vediate un intero episodio, vi ricapitolo quello che è successo oggi. Ci siamo svegliati in una torre del 1300 dove abbiamo fatto una colazione stratosferica. Poi siamo saltati a bordo di un trattore e siamo stati aggrediti da un manipolo di bisonti inferociti, che poi per punizione ci siamo magnati a tartare, a tagliata e a tagliatella. Abbiamo fatto un giretto nei paesini attorno al lago Trasimeno e adesso siamo a mangiare a Il Molo, dove siamo venuti ad assaggiare il menù degustazione dedicato al pesce di lago. Arvolto tipico umbro sarebbe acqua e farina fritti, uova di carpa e creme fraiche e una spugna aromatizzata al pomodoro con maionese al basilico, polpette di patata, tinca e maionese affumicata. Potete mangiare tutto con le mani. Gli amuse bouche sono l'equivalente di quando stringete la mano per la prima volta a qualcuno. Vi succede mai? A me succede sempre. Io non ricordo mai il nome della persona a cui stringo la mano. Stessa cosa con gli amuse bouche. Loro arrivano, noi ci stupiamo. Oh, che meraviglia, meraviglioso, mio Dio, ma veramente non c'eravamo queste cose, quando dobbiamo assaggiare, che c'era qua? Sempre, sempre, sempre. Ogni santa volta. E quindi ci scusiamo già in anticipo con tutti i possibili fan del canale che un giorno incontreremo, alla prima volta che vi stringiamo la mano, non sappiamo. Non ricorderemo il vostro nome, esatto. La seconda sì. Seconda sì. Questo pan brioche, ragazzi, è spettacolare. Sembra di mordere un pomodoro dell'orto di nonna. Vado con questo taco Umbria style. Buonissimo. Le uova di carpa sono molto delicate, non me lo sarei aspettato in realtà. La panatura è magistrale, sottile, per niente unta. L'affumicato è il re indiscusso di questo amuse bouche. È veramente interessante, complimenti. Rota di lago che sei marinata secco, 12 ore, con arancia, cannella, tzatziki sopra senza aglio, mandorle tostate leggermente salate. È un estratto di rabarbaro e frutti rossi. La marinatura molto soft per levare la parte selvatica dei pesci d'acqua dolce. Sono delle carni meravigliose, solamente che se non fai il lavoro di togliere la parte grassa e la parte, diciamo, selvatica, le pesci sono pesanti, così ne mangi insalate. Grazie. Grazie, buon inizio, prego. Questo tipo di pesci, se trattati bene, vi regalano grande soddisfazione. Sono il corrispettivo della pecora per noi abruzzesi. Adatti male, se lo mangiamo. Adatti bene, se lo mangiamo. Buono. La prima cosa che vi sorprende è la consistenza delle carni di questa trota marinata. Bella tenace al morso, però dopo si sfalda come una crema. È una cosa eccezionale. Tutto è bilanciatissimo. La leggera spezzatura con la cannella, la mandorla si sente bene e lo tzatziki vi pulisce la bocca. In realtà la vera svolta di questo piatto è questo infuso di frutti rossi e rabarbaro che aggiunge un sacco di complessità a questo piatto. Il rabarbaro spinge un po' l'acceleratore sull'acidità e dà la mano allo tzatziki che già un pochino è acido. Insieme vanno a bilanciare la grassezza di questo pesce di lago. Invece i frutti rossi vi danno quel tocco di dolce che veramente aggiunge ancora un altro tassello a questo mosaico di sapori. Questo piatto veramente sono stupito, un piatto veramente ben fatto. Questo qua è luccio mantecato, praticamente si è fatta la rivisitazione in chiave baccalà, fatto finocchietto selvatico, rosmarino, sotto trovate la roveglia che è un legume tipico nostro, famiglia dei piselli antichi ma come sapore lenticchia ceci, in accompagno trovate la salsa nante che è latte scalogno e aceto di vino, sopra trovate una foglia selvatica di San Pietro che dà una nota amara. Qui troviamo cose molto interessanti, tra cui la roveglia che abbiamo assaggiato tante volte. Si trova pochissimo e c'è anche la salsa Nantes che mi dà l'assist per invitarvi a guardare la nostra serie sulla Francia se non l'avete ancora vista, perché è piena di roba goduriosissima da mangiare. Venezia, sono tornata in Liguria. Sto piatto è fenomenale. Il luccio in bocca è un po' più grasso rispetto al baccalà. Questa foglia è veramente amara, però è un amaro giusto. E sapete qual è la nota che è passata in secondo piano quando ce l'ha raccontata? Ma dà una grossa caratteristica al piatto? È il finocchietto. Il finocchietto rende questo piatto ancora più speciale. Buonissimo. Spaghettone mancini con una mantecatura molto semplice con burro e limone. Sopra abbiamo messo una bottarga fatta da noi con uova di luccio e persico reale e aggiunto alla fine una spolverata di cioccolato fondente a finire. Cioccolato fondente, wow! Ragazzi, non ci chiedete come, ma pure questa sera ci è arrivato un piatto extra. Non che noi si voglia scoraggiare questa pratica, anzi, è che ci stupisce che due pirla come noi possono ricevere queste attenzioni graditissime. Dico anche stasera, perché per voi magari saranno passate diverse settimane dall'altro episodio, ma ieri per noi, da Une, un posto pazzesco, ci sono arrivati due extra menù. Noi siamo un po' imbarazzati da questa cosa, ma non così tanto da non accettare, quindi grazie mille. Profumo
ragazzi. Sì. Senti il cioccolato? Incredibile, ci sta bene l'abbinamento. Questa è nuova nuova, questa ci manca. Allora, fattura la pasta, ciao, esemplare, vabbè. Mantecatura con burro e limone, vi lascio la bocca bella grassa, con quei sentori di limone che vi danno l'illusione che non state a mangiare la crema di burro. Il tutto si sposa benissimo con questa bottega che è eccezionale. E il cioccolato ti dà quel tocco in più, quel non so che dice, ma che è? Ecco, questo. Mi piace pure l'idea di servire al bottega, quindi uova di pesce dentro un contenitore a forma di uovo. Si raggiungono alti livelli di poesia in questo ristorante. Appendice a questo piatto, volevo spezzare una lancia in favore di ristoranti tipo questo, perché c'è sempre quello che dice madonna ma tre forchette di spaghetti, tutti questi soldi, bla bla bla, sempre la seconda storia. A parte che 2/3 degli episodi che abbiamo girato su questo canale parlano di piccoli ristoranti, trattorie, belle porzioni abbondanti, quindi una cosa non esclude l'altra. E poi quelli tra di voi che sono un po' scettici, non vi fermate al fatto che sono tre forchettate, perché un piatto del genere non ne mangi più di tre forchettate. Quando sono preparazioni così complesse, così cariche di sapori, così ricche, è giusto così. E poi soprattutto quando si tratta di un menù degustazione, lo chef ci avrà pensato a calibrare tutte le piccole porzioni per far sì che quando arrivate al dolce vi mangiate il dolce e con quello vi saziate. Se siete curiosi di questa cucina non vi fermate l'apparenza. Questo è il riso al purello, viene mantecato su un brodo misto di pesci di lago. Qui c'è luccio, persico sole, persico trota, c'è il pesce gatto che ultimamente si ripesca un pochettino, che è fantastico come pesce. Quando mangiate con il cucchiaio scavate fino a sotto sentirete la nota leggermente acida che è la lemon card, però salata. L'anguilla che trovate sopra viene sgrassata, fatta al vapore e viene leggermente affumicata. Come si dice? Sì, c'è lemon curd. Curd. Eh sì, la U non diventa una A, ma diventa una E tramana, come la racconto io a tutti i miei abruzzesi. La E. Questa lezione è gratis? Questa è gratuita. Poi se volete venire a fare lezioni online se paga. Vabbè, e ci abbiamo messo pure la pubblicità del corso. Esatto. Lo chef è riuscito a dosare perfettamente il grasso e la cianciosità di questi meravigliosi pesci, sempre con una notina acidula. Questo lemon curd in realtà va a risolvere il piatto, è veramente eccezionale. Carpa in porchetta fatta senza il grasso del maiale, ma si è lavorato il grasso della carpa. In accompagno trovate hummus, ciatri di cipolla, il sapore ricorderà il maialino. Che l'Umbria sia una terra di porchette, si sa. La carpa porchettata è una ricetta antica che prevedeva l'uso del grasso di maiale, per esempio, quindi era una bella ricetta strong di una volta, perché la gente lavorava nei campi e aveva bisogno di energie. Questa invece è la carpa porchettata 2.0. Al posto del grasso di maiale si usa il grasso di carpa, che non deve essere facile per niente da utilizzare. Assaggerò in purezza questo pezzettino di porchetta. Un'illusione perfetta, perché la speziatura è quella della porchetta, la consistenza in bocca è una roba da tuffarsi al lago qua di fronte, andare a baciare la prima carpa che trovate sott'acqua, e il sapore è veramente eccezionale. Sono basito, voglio fare proprio il boccone perfetto stile Alessia Edoardo. Guardate qua, guardate che bello. Mi piace molto anche l'uso della foglia di senape in un piatto del genere, che dovrebbe appunto ricordare il maiale, perché la senape col maiale, ragazzi, è la morte sua. Beh, insieme è una roba ancora più spettacolare, senza parole sto piatto. La senape è un'erba, però avete quella sensazione come se ci fosse una spalmata di senape della tazza. Tutto bello sapido, il giusto, tutto bilanciato benissimo. Questo potrebbe essere il piatto del quale vale la pena venire qui in questo ristorante, perché è proprio una cosa che non assaggiate di questo livello in altre parti. Sorbetto ai frutti di bosco, sopra del sedano caramellato. Abbiamo ricreato la caramella, quella che si mangiava da bambini, che frizza sulla lingua. Frizzi pazzi! Ah, frizzi pre-dessert, che ci sono i frizzi pazzi fatti in casa. A casa ci faccio i risotti con i frizzi pazzi, però a quanto pare questa moda dilaga, perché è il terzo quarto ristorante degli ultimi mesi in cui troviamo questa figata. A parte la figaggine dei frizzi pazzi che vi scoppiano in bocca, è un buonissimo sorbetto di frutti rossi e il sedano caramellato ci sta molto bene e prepara la bocca per il dessert. Cioccolato bianco, pera, sorbetto al melograno, edizione di Gamay, vitigno autoctono del Trasimeno. Libidine? Doppia libidine? Libidine con gli occhi! Grazie alla pera, al melograno e soprattutto alle gocce di vino c'è un bilanciamento meraviglioso tra dolce e non dolce, e quindi un altro 100.
biscotto, limone e zenzero, tozzetti classici e bomboloni classici alla crema. Ma se, okay, a proposito di quello che dicevamo prima, delle porzioni piccole, la faccio, ragazzi. Io sono arrivato, io, come non concludere una cena del genere con tutte queste porzioni, tra l'altro pure abbondanti per essere un ristorante di questo calibro, con un bombolone fritto alla crema, per sgrassare. Beh, è buono. Ci è piaciuto non poco. Cioè, prendete la macchina e venite mo. È incredibile a dirsi, visto che qua c'è un lago gigante, ma attorno al lago Trasimeno non è così facile trovare ristoranti che facciano un menù degustazione tutto dedicato al pesce di lago. Il pesce di lago è difficile da lavorare, ecco perché sono in pochi a farlo. Qui lo fanno, e lo fanno veramente ad altissimi livelli. Ci strasentiamo di consigliarvelo, soprattutto anche per il rapporto qualità-prezzo, perché noi abbiamo speso, al netto dell'acqua e del piatto extra che ci hanno gentilmente offerto, grazie ancora ragazzi, il menù che abbiamo preso noi costa 67 euro a persona. Noi come sempre non abbiamo fatto la call to action né in mezzo né prima, e quindi la facciamo adesso che state già skippando e chiudendo il video. Però insomma, per chi di voi è rimasto, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, iscrivetevi ai social Instagram, Facebook, Pinterest, TikTok. Io direi, cara, che è giunto il momento di andare a fare un pisolino. Giunta mezzanotte, andiamo a dormire. Buonanotte. Buonanotte.